La Casa dei Risvegli Luca De Nigris a Bologna è stata segnalata nell'ultimo report del piano d'azione del Consiglio d'Europa per i diritti e la piena partecipazione di persone con disabilità nella società. È stata presa ad esempio di buona pratica, eccellenza italiana per la riabilitazione neurologica di persone con esiti di coma, stato vegetativo e minima coscienza. Bologna ha una grande anima, sì. L'anima poi si porta dietro un corpo, ma non sempre si porta dietro un corpo, nel senso che l'anima è qualcosa che ci può essere anche quando non c'è un corpo. Certamente, ecco, noi pensiamo molto alla cura del corpo, non tanto alla cura dell'anima. Allora abbiamo trovato un altro livello di comunicazione, che era veramente quello più dello spirito, del nostro amore che ci legava, dell'amore che ci legava non solamente io, lui, suo padre, ma un affetto che è nato praticamente e si è fortificato in tante altre persone. Lei è d'accordo con chi pensa che le difficoltà giovino comunque alla persona? Beh, le difficoltà sono una grande spinta, una grande sfida che ti permette di far emergere delle potenzialità che le persone hanno e che non scoprirebbero senza le difficoltà. Quindi le difficoltà, forse dico un'esagerazione, ma sono anche un dono in qualche modo, no? Per qualcuno. Per esempio, io la perdita di Luca la reputo anche come un dono che mi è stato dato, che mi ha permesso di sperimentare qualcosa che altrimenti non avrei sperimentato, non avrei neanche conosciuto. Altri hanno altre esperienze che magari non mettono in gioco questa parte intima di sé. Io ho avuto questa necessità, questa fortuna, questa opportunità e me la sto ancora giocando. Qui ci sono due torri a Bologna, una sembra rimasta intatta, l'altra è molto evidentemente crollata. Dentro di te c'è una torre che è crollata in questi anni? Ma il segreto è che la Garisenda non è mai crollata, è pendente un po', come la Torre di Pisa, ma non è crollata. Quindi no, direi che ci pieghiamo, magari come le famose canne piegate dal vento, ma non spezzate. Siamo così noi, tutti molto fragili, ma insieme si possono fare grandi cose, quindi sosteniamoci a vicenda e anche se siamo un pochino in declino, dobbiamo trovare qualcuno che ci aiuta a sorreggerci, a rimetterci diritti. Ti senti talmente così gasato dal poter recuperare la vita normale che però una cosa è lunghissima. Credo che il professore medico abbia detto con mia moglie che avrei potuto recuperare anche in 5 anni. Io sono 5 anni che ho avuto un incidente. Per me sto migliorando ancora, ma delle cose, ma non migliorando, delle cose concrete, una cosa quasi incredibile. Luca rimane dentro di me, credo anche dentro Maria, come una persona che ci accompagna, cioè una persona dalla quale è nato tutto e che giorno dopo giorno, anche oggi che siamo qui in piazza, fa sentire la sua presenza. Certo è che noi non avremmo voluto che Luca non ci fosse più, ma non soltanto per il dolore che ha dato a noi, ma per quello che ha perso lui, le sue speranze, le sue ambizioni, le sue passioni che erano tante, il cinema, il teatro, la musica, ecco, le sue aspirazioni sono rimaste aspirazioni negate.
Ecco, però per un risveglio negato, che è quello di Luca, ci sono tante speranze di risvegli invece che sono risvegli veri. Ecco, questo è una cosa che mi piace pensare. Se non ci fosse Luca, non ci sarebbe stata la casa dei risvegli a lui dedicata, non ci sarebbe stata altre persone che avrebbero potuto giovare e gioire di quello che lui ci ha lasciato. Quante vite, quante storie meravigliose avete attraversato. Noi alla Casa dei Risvegli abbiamo avuto almeno 370 storie. Enrico è stato il primo, non c'è più. È con Luca. Nino, Federico, Felice, Alessia, Vittoria, Serena, queste sono le nostre ragazze giovani, Paolo, Paola, adesso mi emoziono, Fabio, Simone è l'ultimo arrivato e dobbiamo fare il tifo per lui, Giuliano e tanti 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 altri. Un attore che certamente, come tutti, ma lui all'ennesima potenza, è coinvolto in questa realtà anche con il suo corpo. Perché? Beh, Alessandro innanzitutto era una persona che io conoscevo facendo il giornalista, l'avevo intervistato. Poi casualmente ci siamo trovati una sera davanti a un cinema alla fine di un film. E allora abbiamo appena cominciato il nostro percorso, abbiamo dialogato insieme, ci siamo incontrati ed è nata questa collaborazione molto bella, siamo anche diventati amici. Lui è un testimonial molto prolifico, con una serie di invenzioni creative molto forti che ci hanno permesso di penetrare una dimensione di pubblico molto ampia. Ecco, noi siamo molto grati di questo. Fundeve in Schlandeven sein. Entschlieven worden sein verfünfen und ich stehen fange in die Siede, kann ich von Sieden an Möhnen einschlaf. Considere. A la risonte, a la mi danta. Condition vent pour ni pour se la tensisson e me canta rende disinvent. Amena rora sete. Tutto questo impegno le è costato molto in termini fisici. Beh, insomma, l'energia profusa è tanta, gli anni sono anche, cominciano a essere tanti, però non mi costa, devo dire che è una cosa che faccio con grande piacere, ho anche una grande fortuna che posso lavorare su una cosa che mi piace e che è anche intimamente mia, che non è da tutti. Io questo devo ringraziare molto il Comune di Bologna che mi ha permesso di fare questo, perché ha condiviso questo progetto da subito, distaccandomi all'associazione, e anche l'azienda US di Bologna che ha fatto proprio questo percorso di solidarietà. Noi abbiamo consegnato alla città un progetto che lo ha fatto proprio, l'ha fatto diventare un servizio per tutti. Beh, è una cosa molto bella, è una cosa straordinaria, direi. C'è una feroce polemica, addirittura degli attacchi frontali, soltanto perché una persona, una collega, Nadia Toffa, aveva parlato anche in qualche modo di dono della malattia, figuriamoci alle sue parole, non ha paura che l'attacchino? Ma io non ho paura delle cose che si fanno con grande solidarietà e grande convinzione, poi è chiaro che chi fa può anche sbagliare, però è meglio essere criticati perché si fa, purtroppo, piuttosto che non esserlo perché non si fa nulla. Io credo che ognuno di noi che sia veramente colpito da qualcosa di particolare che lo pone in una condizione estrema e quindi di difficoltà, abbia poi la capacità
di tirar fuori delle cose e di esprimerle. Io credo che esprimere queste cose è sempre un grande vantaggio e sempre positivo. Vale la pena per allargare il proprio punto di vista. Prima per migliorare me stesso, perché miglioro molto. Vale la pena perché essere diversi vuol dire essere unici. Perché se non provi non capisci. Veniamo da Lanciano e in Abruzzo, siamo qui adesso per un controllo a Serena, però 15 giorni fa stavamo da Padre Pio e anche a lei piaceva tanto Padre Pio, quindi mi ci commuovo ogni volta che andiamo e spero sempre che ascolti le nostre preghiere. Otto chilometri, altro che declino! Io ho un buon rapporto col mio corpo perché ho tanta energia dentro, però due giorni fa mi è venuto mal di schiena, il colpo della strega, e io ho mandato delle maledizioni perché oggi non avrei potuto camminare, invece ce l'ho fatta. Quindi bisogna sempre andare avanti e non mollare. L'anima c'è non soltanto per chi ha fede ed è cattolico, ma c'è in quanto tale, in quanto energia, in quanto essenza intima che ci caratterizza.